coccoline mattutine. È un sacco coccolone, Taki. A volte mi fa impazzire, ma altre volte è veramente troppo tenero. Ho dato un taglio netto, avevo proprio bisogno di un cambiamento e di alleggerirmi. Infatti forse potevo farli anche più corti, però vabbè, eventualmente taglierò ancora. E una grande novità per me è che sono tantissimi anni che porto i capelli tagliati pari, perché avendo i capelli molto molto sottili, fini e lisci, mi davano l'impressione di avere più capelli, diciamo così. Ho invece tagliato qua sul davanti. Non è una frangia, non è un ciuffo, ma una sorta di tendina, possiamo chiamarla così, per incorniciare un po' meglio il viso. Devo dire che non mi dispiace affatto, adesso devo prenderci un po' la mano per fare i capelli, insomma, per farli star bene, però devo dire che sono molto contenta di questo piccolo cambiamento. Una grande novità di queste vacanze è che finalmente abbiamo ripreso a guardare un po' di serie TV. Abbiamo iniziato e terminato Doc nelle tue mani, che è una fiction della Rai. L'avevano trasmessa, se non sbaglio, l'anno scorso. L'abbiamo recuperata su RaiPlay perché ci piacciono i medical drama. Carina, un po' trash, ma insomma ci sta. E abbiamo iniziato anche The Good Doctor e Outlander, di cui io avevo già visto la prima stagione e alcuni episodi della seconda. Adesso che hanno rimesso tutte le stagioni su Sky, ho riguardato insieme a mio marito la prima stagione e ho terminato di guardare la seconda. E adesso abbiamo iniziato la terza, anzi, siamo già quasi alla fine. Devo dire che forse come la prima stagione non ci sarà nulla al pari. Già la seconda, secondo me, era un tantino meno rispetto alla prima, e questa terza, non so, un po' strana. Però non posso dirvi i motivi perché farei tantissimo spoiler. Di Outlander io comunque avevo letto il primo libro e il secondo, che in realtà nella versione italiana dovrebbe essere metà del secondo libro originale, quindi un gran casino. Il primo libro è spettacolare, bellissimo, mi è veramente piaciuto tanto, e anche la prima serie, secondo me, la prima stagione della serie è molto molto valida, quindi io ve lo consiglio se vi piacciono le storie che parlano di viaggi nel tempo, in particolare della Scozia 1700 e qualcosa. In queste 2 settimane di vacanze abbiamo cercato di recuperare un po' di tempo assieme, di rilassarci, e ne abbiamo approfittato anche per girare un po' attorno qua a Milano. All'inizio in realtà siamo scesi giù a Rimini, sono stata a Rimini Comics, non ho filmato o altro mentre ero giù, ho cercato di godermi un po' il tempo con la famiglia e con gli amici. È stato strano tornare dopo tanto tempo a una fiera del fumetto, soprattutto perché c'era veramente tanta tanta gente, non mi sono
sono sentita molto a mio agio e oltretutto è stata la prima fiera in cui non ho trovato nulla di quello che mi ero prefissata di prendere. Sotto quel punto di vista quindi è stato un flop, però siamo riusciti ad andare al mare, sono stata in piscina, sono stata con i gattoni perché abbiamo portato giù comunque Taki, dei miei genitori ci sono gli altri miei 4 gatti, quindi sono stati assieme tutto il tempo, è stato molto bello vederli giocare un pochettino e stare assieme. Siamo stati a Monza, Bergamo, siamo stati un po' in zone di montagna, abbiamo fatto delle escursioni, insomma abbiamo fatto diverse cose, ma abbiamo trovato anche il tempo per riposarci un po'. Mentre ero via sono arrivate un po' di cose, i fumetti ve li ho già fatti vedere nell'ultimo manga haul che è uscito, adesso vi mostro un pochettino che mi è arrivato da parte di De Agostini in collaborazione con Rebel Box e l'ordine che ho fatto da Pampling. Adesso che sono tornata, diciamo, dalle vacanze, sono piena di energie, ho accumulato un sacco di idee, di cose che voglio fare. Devo un po' trattenermi dal voler strafare, fare tutto subito, quindi sto cercando di incanalare tutta questa energia nella programmazione. E a tal proposito, so che questo farà impazzire alcuni di voi, soprattutto quelli che amano Notion o comunque l'organizzazione, mi sono organizzata sul mio Notion, per l'appunto, che è un'applicazione ma anche programma. Non è necessario scaricarlo sul computer o sul telefono, ma anche digitando semplicemente Notion si può accedere via web. Serve sostanzialmente per organizzarsi, si possono fare tantissime cose diverse, magari vi lascio il video in cui ve ne ho parlato e vi mostro come lo utilizzo io. Fatto sta che ho creato una pagina dedicata ai viaggi, perché in queste 2 settimane non abbiamo fatto una vera e propria vacanza, nel senso non siamo andati in un solo posto, ma abbiamo girato per lo più qua attorno a Milano, abbiamo fatto uscite di un giorno. Però ci siamo messi anche ad organizzare delle cose future e quindi ho trovato un template che credo sia proprio di Notion per organizzare le vacanze. Vi faccio vedere magari uno dei viaggi, tra virgolette, che abbiamo fatto per non fare spoiler. È organizzato semplicemente in questo modo, ha poi delle checklist preimpostate. Si possono inserire poi delle note, l'indirizzo, insomma, dove si va. Io mi sono segnata poi che cosa vedere, c'è anche il budget sopra. Vi faccio vedere velocemente anche le liste, che tanto queste non le ho ancora modificate, erano già preimpostate così, è comodo per i viaggi sicuramente più lunghi. Diciamo così, c'è anche la lista dei liquidi, insomma è comodo. Essendo un template chiaramente è personalizzabile, infatti ho già cambiato e rifatto tutte le varie liste, prendendo però spunto, è un ottimo punto di partenza secondo me questo template, da quello che c'era già all'interno. Poi ho cambiato leggermente il modo in cui organizzo i contenuti da pubblicare, ad esempio su Instagram, YouTube, ho inserito anche adesso Twitch, visto che ho ripreso con le dirette. Insomma, tanti bei progetti, ma non vi anticipo nulla anche perché è estate. Ci pensiamo poi magari con calma a settembre, anche se fosse per me inizierei tutto subito. Mi è venuto in mente, non so se avevate visto che ho cambiato uno dei quadri, avevo 3 poster da Pampling, tutti a tema Giappone, qua in mezzo c'era uno dedicato all'attacco dei giganti ed è stato rimpiazzato da me.
Sono infatti stata alla Kimono Experience da Tenoa, qua avevo addosso uno yukata e mi hanno fatto questa foto che poi mi hanno anche regalato e l'ho appesa qui. Confesso che mi fa un po' strano vedere una delle mie foto così grandi appese al muro in casa, però mi piaceva veramente tanto. Poi ho realizzato un piccolo sogno che in realtà speravo di realizzare direttamente in Giappone, però replicherò quando ci andrò. Questo periodo, diciamo, di stop mi è servito non soltanto a recuperare un po' di ispirazione per i miei vari progetti, ma per riprendere un attimo fiato, recuperare un po' di tempo anche con mio marito. Diciamo, sono successe diverse cose a livello personale, anche molto molto belle, quindi riparto veramente con leggerezza. Intanto c'è la che cosa hai trovato, tesorino? Sapete qual è il nuovo gioco preferito del gatto? Il tuo vicino della macchina del caffè che serve per montare il latte. Dovete sapere che ero convinta di aver perso questo aggeggino, infatti poi l'ho ricomprato su Amazon, si trovano i vari pezzi della macchinetta, perché questo fagiolino lo aveva buttato per terra e si era incastrato sotto al frigo. In questi giorni io ho, come al solito, pulito casa, ma proprio da cima a fondo, ho anche riorganizzato delle cose, quindi l'ho ritrovato e avendone due, ho deciso di lasciargli quello più vecchio, più consumato, così ci gioca e non va a rubarmi quello invece nuovo, perché ho visto che tutte le volte che utilizzo la macchinetta, chiaramente lo devo pulire e lavare, prima di metterlo via lo lascio un attimo asciugare, e anche se quell'attimo di attesa è veramente pochissimo, lui riesce come se avesse le antenne, riesce a trovarlo, a buttarlo, e quindi è un gran casino. È veramente molto contento di poter giocare con questo tubicino. Ha un sacco di giochi bellissimi, però niente, questo tubicino è la vita. Ogni tanto me lo porta e attende che glielo lanci, se lo porta anche nel trasportino che è diventata la sua nuova cuccia. A volte si mette a dormire lì, è veramente patatino. Che bello seguire le Olimpiadi così spaparanzati sul divano, vedere gli altri faticare, compiere imprese, non fare niente. No, comunque scherzi a parte, mi piace un sacco seguire le Olimpiadi. Questo periodo poi di, diciamo, vacanza mi ha riportato alla mente il periodo forse più medie o proprio inizio liceo, in cui appunto c'erano le Olimpiadi, magari ero in vacanza dalla scuola e quindi seguivo ogni giorno qualsiasi cosa assieme ai miei genitori. In generale mi piace seguire eventi di questo tipo e fino a qualche anno fa seguivo abbastanza anche ad esempio i mondiali di nuoto. Il nuoto è una disciplina che a me piace tantissimo, l'ho praticata per tanti anni, mi piace seguire anche i tuffi e qualcosina di atletica leggera. Ovviamente non è nulla di serio paragonabile, però posso dire di avere un paio di medaglie anche io, una nel nuoto, una nel salto in alto, vinte tantissimi anni fa ormai, però è sempre qualcosa che posso sfoggiare o di cui posso, insomma, parlare. E nulla, io adesso torno alle mie faccende, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!